Venerdì 3 marzo 2017, Pala Manuali di Osimo, Girone Olanda, campo 2, di fronte i biancocelesti del Porta Marina contro i biancorossi dell'Ancona Cappuccini 1905, settima in classifica la squadra di Mister Vaio contro la dodicesima con qualche defezione in campo. Manca il portiere, Damo si sostituisce. Abbiamo visto già la partenza a 1000 all'ora da parte di Mancini al primissimo minuto. Proprio il numero 6 che fa il primo gol, 1-0 per l'Ancona Cappuccini 1905. Con la prodezza anche dalla nostra camera piazzata sopra la traversa, ecco un 1-2. Micheletti Vignini, palla che termina fuori sotto lo sguardo attonito da parte di Damo che sostituisce il portiere. Questo tentativo quando velletario di biancocelesti, subito dopo il secondo gol di Mancini, ben servito da Vignini che lo fa ritrovare proprio di fronte, liberissimo di segnare. 2-0. C'è il tentativo e il palo colpito da al quinto, ma a fare il gioco è sempre la squadra dorica. Qui Vignini dalla destra, ancora dentro per Mancini che colpisce a volo sotto porta per il 3-0. Porta Marina in qualche maniera reagisce, lo fa in due occasioni, sempre con il numero 9 Zuccarello. Qui il portiere dorico si impegna, poi sempre ecco sulla destra, di destro Mancini, una volta che passa il centrocampo e si va in gol con Onofri al settimo del quarto alzato. Il Porta Marina alza il suo baricentro e qui è un bellissimo pallone, lo dà a destra Zuccarello e nessuna preoccupazione per Cantori. Calcio d'angolo per i biancocelesti, lo stesso numero 9 che si incarica, poi sbaglia tutto quasi. Sedicesimo sia Marsella che Damo a bloccare Onofri, lo stesso Onofri che 2 secondi dopo sbaglia il destro. Bravissimo Cantori al 17° su Zuccarello e poi il numero 10 Dorico recupera un pallone, Damo respinge e poi Ricciotti ancora, Damo è fuori. Alto è il Porta Marina, Ricciotti imposta il contropiede, dà la palla a Tommaso Vignini, Vignini la gira sulla sinistra per Onofri, ancora per Ricciotti, Ricciotti dentro per Vignini che nel frattempo aveva fatto la diagonale, bellissimo il gol del 5-0, il 6-0 arriva con Onofri e poi c'è il tentativo 2 minuti più tardi del numero che ritorna dopo un lungo infortunio durato 2 mesi. Passiamo con l'immagine al secondo tempo, quando arriva il gol 7-0 all'opera di Ricciotti. L'ottavo gol arriva 1 minuto più tardi con Onofri che riceve dalla destra. Non è bravissimo Zuccarello che fa tutto da solo, fa fuori la difesa per il gol. Poi disimpegno sbagliato, regala 3-1 di Ricciotti. Ancora Zuccarello sulla destra, siamo al 14°, cerca di trovare un varco. Fa girare palla ai biancocelesti, ottimo il piazzamento dei dorici che tengono lontani gli avversari, poi Zuccarello che tenta per le vie centrali, il tiro, la gran parata di Cantori e subito dopo riprende Maria che fa il 2 a 10 e poi al 16° Onofri servito da Mancini 11 a 2. Porta Marina ci prova ad attaccare in diverse occasioni, ma sempre in maniera imprecisa. Bella questa azione con Zuccarello sulla sinistra, 1-2 con Paterniti e poi bravissimo Cantori a terra a fermare l'attaccante avversario. Poi passiamo al 11° gol di Onofri per il appunto 12 a 2. Non si ferma la compagine biancorossa con Micheletti per Mancini, Onofri si mangia col fatto. Leoni sulla destra per Michetti, Michetti in mezzo per Onofri, gol 13 a 2 al 18°. I biancocelesti sono troppo avanti e prestano il fianco al contropiede di Mancini per il 14 a 2. I dorici escono palla al piede da un calcio d'angolo, ma la pressione dei biancocelesti portano all'errore. Marsella qui 1-2 con il compagno per il terzo gol per il Porta Marina. 2 minuti più tardi Marsella a sinistra per Paterniti, Paterniti allarga ancora sulla destra per la corrente.
Bello che fa il quarto gol, momento positivo dei ragazzi Porta Marina che con Paterniti al 22esimo fanno il quinto gol, poi Zaffurello si fa parare una bellissima conclusione alla distanza, ma sullo scalino è lo stesso numero 9 che porta a 6 per il proprio team, che si conclude con il palo preso da Ricciotti. L'Ancona Cappuccini 1905 vince 15-6 sulla Porta Marina. E ora ad attenderla sarà lo Sporting Gonzano, la capolista.